giro maledetto, ho bucato. Ho bucato. Siamo alla Soria, vicino a una frazione di Ozzero, vicino a Biategrasso. Esploreremo la zona, la sponda nord del Ticino, andando verso la Fagiana e poi la Lanca di Bernate, facendo tutta la sponda. E è un percorso che non ho mai fatto, nonostante sono anni che frequento il parco del Ticino. È una zona che non ho mai fatto. Adesso lì c'è quello che vende i camper della Soria, per chi è della zona lo sa di cosa sto parlando. Adesso prendiamo questa strada qua, che ci porterà poi sulle rive del fiume Ticino, sperando bene, perché in questo momento il Ticino è in piena, o meglio, era in piena e ancora adesso comunque c'è abbastanza acqua. Spero di trovare i sentieri liberi dall'acqua. Ho messo su la traccia sul navigatore perché non la conosco, è la prima volta che faccio, e onde evitarmi seguo il percorso tracciato, quindi in teoria non dovrei perdermi. Dai, ci vediamo dopo. Così subito con tanta bellezza. Oggi cominciamo bene, allora. Speriamo che continui così. Là intravedo dove passa il treno, la ferrovia Biategrasso, Mortara, Vigevano. Ecco qua, comincia lo sterratino. Bene. Andiamo. Ho visto che là c'è il passaggio a livello. Andiamo. Allora qua, per passare bisogna passare sotto, anzi no, c'è la stradina qua, ecco, passiamo, occhio perché qua passa il treno. Andiamo, questo passaggio è un po' pericolosetto, però andiamo. Qua mi dice che devo girare qua a sinistra, c'è là dietro, c'è l'inferno della strada statale 494, appena dietro c'è sto paradiso qua, fantastico comunque. E tra poco dovremmo essere vicini al canale scolmatore, e dal canale scolmatore poi dopo si arriverà nel parco del Tisin. Ma volevo far solo vedere quanta bellezza che c'è qua, quanta bellezza che c'è qua. Sono tante rane e quanta bellezza che c'è qua. Ma è spettacolare. Prima mi è volato, quando ho guardato è volato su un airone, ma è stupendo, bellissimo. Devo andare dritto perché sennò di qua penso che entro in cascina. Ma che bello dentro l'aia. Io ho sempre il timore dei cani, che escano fuori, Però speriamo bene. Dai, adesso siamo su una strada asfaltata. No, ma veramente qua nell'Abbiatense, nonostante Biategrasso come città non mi piace per nulla, ma le campagne che hanno qua intorno battono alla grande quelle di Vigevano, battono alla grande. Chissà quanto lavoro che c'era nelle campagne che c'era una volta qua in zona Biategrasso, quante cascine, quanta vita, quanta bellezza, quanto tutto. C'è un cane fuori. Oh! Via! Che cagacazzi! Non so perché, ma me lo aspettavo che c'erano dei cani liberi. Tienitele nella tua proprietà il cane, cavolo. Questa strada qua è strada pubblica e quelli lasciano i cani liberi su queste strade pubbliche, che la gente a piedi o in bicicletta, anche un bambino poteva passare. Finalmente i boschi del parco, siamo in prossimità del parco del Ticino. Questo è il sentiero E1, sentiero europeo, siamo in prossimità del parco, quindi di qua, vediamo se è giusto di qua, sì, dovrebbe essere giusto di qua, perfetto, siamo dalle parti del parco del Tisin qua, in teoria non a rischio cani, dobbiamo essere sullo scolmatore adesso e poi costeggiarlo fino al Tisin. Questo è lo scolmatore. Là in fondo in lontananza intravedo il fiume. Spettacolo! Madonna! Oh, ci siamo! Oh, ma guardate che figata! Ma
Madonna! Mamma mia, ma che... quanta bellezza del fiume, bellissimo. Oh, ma è bello, no? Vi porto nei bei posti oppure no, eh? Dopo la disavventura dei due cagnolini aggressivi, guardate che spettacolo. E là c'era pure la panchina, peccato che c'è seduto uno, perché sennò mi fermavo a mangiare io. Ti fermo una barretta e poi mi mangio la barretta e poi andiamo, va. Cioè, io mi ero perso questo single track stupendo con in... mica, ma che figata! Che me ero persa, ragazzi, che me so perso. Qua si passa o... no! No! Vado a fare un giro di perlustrazione a vedere se anche più avanti di là è così oppure migliora. Perché se è tutto così si torna indietro. Perché qua mi sa che è un delirio. Sto single track qua mi sa che è veramente un delirio. Cambio di programma. Cambio di programma per via degli alberi caduti. Infatti temevo, ci avevo anche pensato, che dopo la bufera del 26 agosto scorso, dello scorso anno, mi sarei trovato sta situazione qua. Vabbè, fa niente. Strada alternativa, si va a Biategrasso e da Biategrasso poi si va alla Fagiana. Che sfiga, le rane che saltano, le rane, sono le rane che saltano. La tartaruga! Guarda la tartaruga d'acqua. Guarda, c'è la tartaruga d'acqua. Mica spettacolo sto. Adesso sto cercando di bypassare il sentiero di là, nel Ticino, nel parco del Ticino dove c'erano gli alberi caduti, bypassarlo con questa strada di campagna per poi riprenderlo più avanti. Questa qua dovrebbe essere, dovrebbe aver ripreso il punto originale, il percorso originale. Penso, eh. Mamma mia, bello, eh? Stupendo, wow, altro scorcio stupendo sul fiume, manca qui è eroso tutto il fiume, sperando che la strada ci sia ancora. Abbiamo bypassato quel punto là, che c'erano tutte le, tutti gli alberi caduti, guardate che spettacolo, e... proseguiamo sta strada, adesso riprendiamo il percorso prendendo la strada, ma io mi fermo a mangiare un panino. Tanta roba, classici single track del parco del Ticino, che belli, col fiume di fianco, che bello sto ponticello, spettacolo. Bellissimo. Immersi proprio in mezzo alla natura, eh? Immersi in mezzo alla natura, spettacolo. Alla fine non riesco ad arrivare alla Lanca di Bernate perché c'erano un fottio di sentieri, sentierini. Sono finito più volte in proprietà privata. Torno ad Abbiategrasso con la coda tra le gambe perché la prima volta non sono riuscito ad arrivare dove volevo arrivare. Verso prima della Fagiana, tra Biategrasso e la Fagiana, seguendo la campagna, ci sono dei problemi di sentiero che non sono riuscito a risolvere. La Lanca di Bernate la ci si vede un'altra volta. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla Fagiana via Biategrasso, dopodiché si tornerà indietro. Ormai sono le due quasi e la Lanca di Bernate di certo non riesco ad arrivarci. Troppo tardi. Dai, a dopo. Giro maledetto. Ho bucato. Speriamo con la schiuma. Speriamo la schiuma, perché sennò devo cambiare il copertone. Penso che sia uno dei giri più sfigati che ho mai fatto in questi anni. Mi sono perso, non sono riuscito ad arrivare dove dovevo andare e in più ho pure bucato. Vabbè, adesso cerchiamo di arrivare più almeno fino alla macchina, poi mi sa che oggi è meglio andare a casa e smettere lì. Io direi che ci vediamo alla prossima.
sperando che sia un giro migliore il prossimo. Metti un bel mi piace se il video ti sia piaciuto, ma a me non mi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Ciao!